Grazie, buongiorno. Allora, intanto un ringraziamento al Ministero dell'Ambiente, Maurizio Pernice, con cui collaboriamo su diversi fronti, a tutti i collaboratori e anche al gruppo di lavoro del Ministero e degli esperti, in particolare del ex INEA, che ci stanno seguendo da molto tempo sul tema della gestione delle acque. Chiaramente io so di parlare ad una platea che, diciamo, con cui ci poniamo in maniera molto dialettica sui temi della gestione dell'acqua. Con il mio intervento io vorrei cercare di non andare nei dettagli delle modalità con cui noi vorremmo adempiere al lavoro che per la parte nostra chiaramente dobbiamo fare, anche perché, l'ha detto prima Maurizio, l'ha ripetuto il Ministro, la condizionalità è un elemento chiave senza la quale non si accede a nessuna forma di agevolazione comunitaria. Voi sapete quanto possono essere importanti le agevolazioni comunitarie nel settore agricolo, non parlo solo del secondo pilastro ma anche del primo. Ricordo agli addetti ai lavori che sempre più spesso ormai, anche quando il rispetto o il non rispetto di una normativa comunitaria non è direttamente correlata all'agricoltura, poi di ripercussioni ne arrivano importanti, evidenti, eccetera. Quindi noi stiamo, non solo per le minacce che subiamo, ma stiamo sulla partita perché ci siamo sempre stati, anzi vorremmo cogliere l'occasione di oggi per invertire un'immagine che ci vede sempre sul tavolo degli imputati. L'agricoltura è il settore che spreca il 70% dell'acqua disponibile. Questo concetto dello spreco io lo vorrei in qualche maniera riallineare, anche perché ultimamente purtroppo importanti relatori, partecipando agli eventi di avvicinamento ad Expo, hanno diciamo associato l'immagine dell'utilizzo dello spreco dell'acqua in relazione al mondo agricolo per la produzione di beni tipo il pane, in relazione al quale è stato quantificato il consumo di acqua. Bene, tutti coloro che capiscono l'agricoltura sanno che il pane si produce con il grano non è irrigato. Quindi non è che noi, portando gli argomenti su questi aspetti di carattere emotivo, poi possiamo rendere un servizio. Bisogna che i temi vengano affrontati in maniera concreta e su questo poi ci sono i ragionamenti che devono essere fatti. Io spero di farlo in maniera abbastanza sintetica e chiara. Per farlo vi dico che in Italia noi abbiamo solo un quinto della SAU che è irrigata. Quindi abbiamo 12,5 milioni di ettari di superficie agricola che produce una PLV che adesso non vi sto a dire. Il 20% di questa superficie è irrigata. Il 50% della superficie irrigata è irrigata attraverso sistemi collettivi, anzi la percentuale è leggermente superiore perché le politiche di corretta utilizzazione, di gestione delle risorse irrigue per noi hanno portato proprio a prendere a riferimento questa parte. Quindi per noi è importante, è un modello quello di cercare di concentrare l'attenzione sulla gestione collettiva delle risorse, perché questo rappresenta anche una modalità per poterci allineare quelle che sono le indicazioni che la dottoressa Polizzi prima ci diceva per quanto riguarda il recupero dei costi, che poi cercherò di vedere. Cercando di semplificare in maniera molto grossolana quelli che sono i sistemi di gestione dell'acqua tra volume e superficie, quindi quando parlo di volume vuol dire che abbiamo la possibilità di quantificare l'utilizzo dell'acqua, quando parlo di superficie vuol dire che questo non è quantificabile, quindi dobbiamo mettere in atto sistemi di contabilizzazione dell'uso della risorsa che non possono essere con i contatori, perché il modello utilizzato, che è un modello che tra l'altro fa riferimento a usi e consuetudini che vanno avanti da secoli, vi ricordo dei sistemi di irrigazione a scorrimento o ad esempio il riso, che è considerato la cultura più dissipatrice di acqua che esiste sulla terra,
Vi ricordo che, ad esempio, per chi non lo sapesse, che il riso viene irrigato più per questioni di carattere di mantenimento di una termia che è fondamentale per l'utilizzo agronomico della pianta, che non come fabbisogno di acqua, e per farlo, siccome abbiamo circa 200.000 ettari di riso concentrati tutte nelle regioni Piemonte e Lombardia, queste superfici viene irrigata grazie ad un'opera, ingegneristica che è il canale Cavour, gran parte di queste superfici. Il canale Cavour è un'opera che prende l'acqua a Valle di Torino, quindi l'opera di presa di Chivasso, e la trasporta diluendola su 200.000 ettari di superficie, e l'eccesso dell'acqua viene poi ributtata sul Ticino. Quindi è una opera di trattenimento del ruscellamento a valle, con un beneficio ambientale fondamentale per tutti gli aspetti ecologici legati alla possibilità che quell'acqua che penetra nel terreno e nel suo percorso fa un lavoro fondamentale per la produzione del riso, che è un elemento di vanto anche del Made in Italy, e che di fatto ha questa sua funzione economica e ambientale. Quindi il discorso dei misuratori, che è uno degli elementi chiave su cui noi siamo accusati di non voler intendere il linguaggio che deve essere parlato a livello comune e comunitario. Tra l'altro, qui una parentesi: noi una colpa ce l'abbiamo, perché siccome abbiamo fatto tanti investimenti, poi magari sinteticamente ci vado, in questi anni gli investimenti che abbiamo fatto erano anche finalizzati a introdurre sistemi di misurazione che fossero in qualche maniera allineati all'esigenza di risparmiare e gestire meglio le risorse. Queste informazioni non è che le abbiamo messe a disposizione in maniera così chiara, quindi la colpa la prendo, ce la spendiamo. Ora siamo arrivati a un momento in cui non possiamo fare diversamente, e le informazioni le metteremo tutte a disposizione. Ora, su questo lo dico perché c'è una polemica nella nostra filiera, nella nostra, non nella vostra, ma io le colpe ve le dico come stanno, e quindi questo gap lo dobbiamo assolutamente recuperare. Però il tema della misurazione o della misurabilità dell'acqua che viene consumata è un tema che può essere affrontato, ed è strettamente connesso all'obiettivo di migliorare l'utilizzo della risorsa, solo in determinate situazioni, quando abbiamo degli schemi idrici in pressione e non quando abbiamo degli schemi idrici dove l'acqua è superficiale, dove c'è una rete che evidentemente non può essere utilizzata in questo senso. Tra l'altro, gli investimenti che sono stati fatti in questi anni hanno portato a incrementare la percentuale degli schemi irrigui principali. Siamo arrivati al 32%, questo però siamo solo a livello degli schemi irrigui principali, senza considerare tutto il sistema di distribuzione, che è comunque in pressione, perché la possibilità di contare su schemi irrigui che utilizzano l'acqua in pressione diventa anche fondamentale per una migliore e corretta gestione e una migliore corretta e migliore utilizzazione da parte dell'utilizzatore, il quale non è che ha voglia di utilizzare più acqua, ha bisogno di averla a disposizione nel momento in cui c'è maggiore crisi, quindi è tutto impegnato nel mettere in atto investimenti che siano finalizzati a raggiungere gli obiettivi di cui stiamo parlando. Sempre investimenti fortemente indirizzati sia a livello di schemi irrigui principali, ma anche a livello di singola azienda agricola, attraverso i programmi di sviluppo rurale. In questi anni sono stati spesi, attraverso la misura investimenti aziendali, milioni e milioni di euro, perché le imprese, quindi non solo chi gestisce l'acqua al di fuori del cancello dell'azienda agricola, ma anche l'azienda agricola ha investito nel realizzare all'interno della propria impresa sistemi che puntano a rendere più economico l'utilizzo dell'acqua. Altro obiettivo che abbiamo cercato di raggiungere con gli investimenti che sono stati realizzati in questi anni, vi ricordo che negli ultimi, vado a memoria su grandi cifre, negli ultimi 10 anni, attraverso i diversi piani irrigui nazionali, il contribuente, le leggi finanziarie, ha messo a disposizione del settore circa 1.600.000.000 di euro.
per realizzare investimenti che non sono stati tutti indirizzati all'utilizzo della risorsa acqua ai fini agricoli, ma anche per realizzare investimenti pluri. Il grosso degli investimenti comunque sono stati finalizzati a risparmiare la risorsa e soprattutto a evitare l'emungimento indiscriminato, singolo o collettivo, da falda. Quello che vedete qui rappresentato, i puntini blu sono le acque superficiali, le rosse sono da falda, e vedete dove gli investimenti sono stati realizzati e soprattutto qual è la situazione risultante. Noi siamo tra i paesi comunitari quello che utilizza meno, tra i paesi comunitari che fanno irrigazione, quello che usa meno l'acqua da falda. Chiaramente gli investimenti che abbiamo in cantiere per quanto riguarda la programmazione 2014-2020 sono investimenti, anche questi, che per forza di cosa, adesso chiaramente ce lo impone la direttiva, ma comunque semplicemente allineandoli a quello che abbiamo fatto fino ad oggi, sono investimenti che sono tutti finalizzati a raggiungere questo obiettivo. Un elemento importante che è, anche perché quando andremo nella trattativa tecnica queste cose le dobbiamo pur dire, non stiamo cercando di estendere la superficie irrigua nel suo complesso, stiamo cercando semplicemente di ristrutturare e di gestire meglio quella che abbiamo già. Tant'è vero, se andiamo a vedere i dati Istat sulle superfici irrigate in Italia, non sono aumentate, sono state meglio organizzate, perché tutti sappiamo quanto se ne spreca di acqua, come viene gestita male, eccetera. Un'esigenza invece importante che il mondo produttivo sa e non tutti sanno, che purtroppo per far fronte ai cambiamenti climatici è sempre più importante assicurare un'irrigazione di emergenza. Non so se vi ricordate la crisi di 3 anni fa, soprattutto in alcune aree normalmente non irrigate, che non sono tuttora irrigate, olio e, non l'olio di quest'anno, olio e vino, perché alcuni aree particolarmente evocate, particolarmente note, sono andate in crisi perché, non avendo un sistema di irrigazione di soccorso, normalmente su queste colture arboree l'irrigazione di soccorso si fa a goccia, non avendo queste irrigazioni di soccorso sono andate in crisi per quanto riguarda alcune produzioni, parlo dei schianti, dei colli uganei e comunque dei colli umbri, insomma luoghi in cui si realizzano pezzi del Made in Italy che sono particolarmente importanti, di cui ci vantiamo in diverse situazioni. Poi un elemento molto importante, e che forse non tutti sanno, è che la maggioranza dei bacini che sono stati realizzati sono bacini per l'uso esclusivo di acqua irrigua. Questo non è perché la vogliamo solo noi, perché quel tipo di acqua non ha un'altra utilizzazione, perché sono acque superficiali che sono state recuperate dal riscioglimento, trattenute per poter essere gestite in situazioni in cui c'è carenza. Qui non abbiamo concorrenza, perché l'acqua a valle di Chivasso non è un'acqua che è utilizzabile se non dalla centrale di Ponte Lagoscuro per raffreddare le turbine, quando nel 2003, a fronte della crisi idrica, l'autorità di bacino del Po, qui c'è Puma, ha dovuto mettere in atto un sistema di condivisione e di coordinamento per poter non togliere il minimo deflusso vitale. Qui non parliamo di qualità, parliamo di quantità, e quindi lì c'è stata un'operazione che noi richiamiamo come operazione a cui si può fare riferimento, perché la concorrenza tra il settore agricolo di quell'acqua che non aveva altre utilizzazioni serviva a poter raffreddare le turbine della centrale elettrica di Porto Tolle, la quale non aveva la possibilità di bruciare gas, perché va a gas, e quindi saltavano i generatori per fare aria condizionata. Se vi ricordate, nel 2003 andavamo in blackout durante l'estate per parecchio tempo, e allora il tema della gestione, della regia della gestione dell'acqua venne affrontato anche per queste finalità. Un elemento che io ci tengo a ricordare, e perché si è portato anche in qualche piccola attenzione tra noi e il Ministero dell'Ambiente nella fase di definizione dell'accordo di partenariato, ed è quello sul fatto del recupero dei costi. Cioè, a livello di legislazione nazionale, il legislatore ha previsto che l'uso irriguo viene subito dopo rispetto all'uso civile, potabile. Proprio perché l'uso irriguo ha una rilevanza non solo economica, ma anche ambientale, sociale, paesaggistica, tutte le cose
di cui noi agricoli ci vantiamo per la parte, diciamo, spendibile, non per la parte più intensivizzata del processo. Però è evidente che per noi, quando realizziamo un investimento, l'investimento, quindi costi fissi, capitale fisso, è a carico della collettività. Il costo di gestione, compreso il costo della risorsa, dell'acqua, e il costo della sua distribuzione, devono essere a carico della contribuenza. E questa è diciamo, la separazione, diciamo, fondamentale su cui noi facciamo affidamento e su cui non pensiamo che il concetto di elasticità che citava prima Maurizio Pernice va a incidere su questo equilibrio, perché su questo noi chiaramente non ci muoviamo, anche perché non è solo una questione di tigna, è una questione di principi che per noi sono sanciti tra l'altro dal legislatore, fino a che la legge non cambia, chiaramente quelli sono. Ma non solo, mi permetto solo di dire che allora in questo caso facciamo richiamo all'articolo 9,4 della direttiva, che ci consente di poter dire il perché non arriviamo nel settore agricolo, ma bisogna dimostrarlo in termini di dicendo che sarebbe una misura insostenibile per un settore strategico del paese. Però va motivato, cioè il problema non è tanto dire no, è così, si fa da sempre, ma si fa da sempre per questa ragione, perché, e quindi è importante che quei dati che l'agricoltura detiene siano forniti e la motivazione possa essere valida, perché se un agricoltore deve sostenere il costo finanziario dell'intervento, dell'opera, probabilmente non avrebbe, come dire, la possibilità di avere un reddito, non dico di guadagno, ma proprio di vitale per l'attività e per la famiglia stessa. Ecco, questo era quindi necessario interagire. Diciamo, sui principi generali ci intendiamo. Esattamente. Sempre. Poi dopo, come andiamo a declinare questi aspetti, magari c'è un po' più di dialettica. Però il tema è che a fronte di questa situazione, indipendentemente dal legislatore, noi possiamo dimostrare di aver fatto passi avanti importantissimi e, ripeto, siamo carenti nella fornitura delle informazioni, tra l'altro, proprio perché siamo particolarmente sensibili su questi temi e abbiamo aree del paese in cui purtroppo questo riscontro della sensibilità non è sempre omogeneo, perché abbiamo aree in cui siamo certi di poter fornire tutti gli elementi per garantire e dimostrare il rispetto di tutte le condizioni della direttiva, abbiamo altre aree per situazioni, diciamo, socio-ambientali, ma non ambientali dal punto di vista queste condizioni non sono sempre rispettate e quindi siamo consapevoli di questo aspetto, però siamo anche consapevoli del fatto che non è che siamo stati così brillanti nel mettere le condizioni di poter fornire le informazioni che la Commissione ci chiede, tant'è vero che anche noi nella filiera agricola, negoziando a Bruxelles, alla fine ci sentiamo dire: ma voi non rispettate la direttiva, voi l'acqua non la fate pagare, insomma tutte cose che in realtà non sono vere. Dicevo quindi che proprio perché fortemente sensibili su questo aspetto, nell'ultimo piano irriguo, che è quello che in fase di ultimazione, che è la finanziaria del 2008 mi pare ha messo a disposizione le risorse, abbiamo obbligato i concessionari, quindi chi riceveva il contributo, di prevedere l'adesione obbligatoria al sistema di monitoraggio su cui il Ministero ha investito ormai da circa quasi 10 anni, che è il SIGRIA, e che è un sistema che ci permette di uniformare le informazioni che oggi potremmo mettere a disposizione, che ne avremo a disposizione, proprio per far capire come il sistema agricolo risponde e adempie agli obblighi della direttiva. Non vi sto a dire quali sono gli elementi che noi vorremmo far pesare, perché se non c'è competitività dell'impresa agricola, al di là del fatto che non possiamo sempre vantarci di essere bravissimi nel Made in Italy e poi dopo, quando parliamo degli strumenti di produzione, andiamo a smantellare quello che è un bene, un patrimonio di tutti, intorno all'agricoltura, se non c'è economicità di gestione, non c'è presenza sul territorio, non c'è presidio, non c'è paesaggio, non c'è un sistema che possa tenere rispetto all'equilibrio che tutti quanti noi vorremmo preservare. Quindi nella fase di esecuzione del dettaglio degli aspetti che in questa fase noi dovremmo garantire per quanto riguarda la parte agricola delle linee guida, noi abbiamo istituito un gruppo di lavoro che chiaramente, di cui fanno parte il Ministero dell'Ambiente come primo attore rispetto a noi, le regioni in modo particolare, sia la parte agricola che la parte ambientale, perché è importantissimo che questo percorso venga portato avanti in comune, le autorità di distretto e di bacino
E poi chiaramente il necessario confronto con il partenariato socio-economico, che per noi è la filiera sia agricola che quella ambientale. Noi in questa fase lavoreremo a stretto contatto con voi, perché non è che diciamo, di questa partita ce ne vogliamo assolutamente fregare, stiamo sul pezzo, però l'elemento importante che io voglio ribadire è il seguente: è stata richiamata prima la sentenza a fronte della causa che ha diciamo, avviato la Germania. Teniamo conto che le condizioni che andiamo a declinare nei provvedimenti attuativi di norme comunitarie sono condizioni che poi non sono rispettabili solo all'interno del Paese, ma riguardano poi un sistema di competitività e di competizione che devono essere in qualche maniera equiparate a livello comunitario. Quindi non possiamo permetterci di essere i più bravi della classe, se poi questo più bravo da un punto di vista settoriale si ripercuote su una competitività in sistema, il quale sistema si confronta su un mercato a cui tutti quanti partecipano. Quindi, siccome in passato certe volte, a seconda delle diverse sensibilità che hanno prevalso rispetto ad altre, questo aspetto chiaramente è stato un pochino sottovalutato. Un elemento importante, questo è un'azione diciamo lobbistica di chiusura che vi do, è che sul 20% della superficie che è irrigata si produce oltre il 40% della PLV, quindi teniamo conto di questi aspetti quando andiamo a prendere le decisioni. Grazie. Grazie. Per cui, autorità di bacino, siete liberi di poter chiedere tutti i dati all'agricoltura, al dottor Braga, che è impegnato, così potete anche affrontare l'analisi economica anche sul settore agricolo. Grazie mille. Chiamo adesso il dottor Bardelli della Tornare Regione di Grasso.